Rivediamo i prodotti notevoli, facciamo esercizi sulle espressioni poi prodotti notevoli. Allora, il primo era la somma per la differenza di due quantità, monomi o no che fossero. Quadrato del primo meno quadrato del secondo. Somma per differenza. La prima radice al quadrato meno la seconda al quadrato. Questo è il quadrato del binomio. A forma più 2 AB più B alla seconda. Il quadrato del trinomio. A più B più C. Quadrato di tutti i tre termini. Più tutti i doppi prodotti. Poi il cubo del binomio alla terza più 3 alla seconda b più 3 a b alla seconda più b alla terza. E non mi sembra che abbiamo visto niente. Quindi ciò che dovete imparare sta in una lavagna grosso modo. Difficoltà è metterlo in pratica. Ok? Domande? Esercizi. Prendiamo. Un quinto z alla seconda meno un quinto a più 1 per parentesi un quinto z alla seconda meno un quinto a meno 1. Poi un più 1 meno z per 1 più z meno 1 su 25 a meno z alla seconda tutto alla seconda. Quindi controllare se copiato tutto bene. Ma quanti e quali prodotti notevoli sono qua dentro? Le prime due parentesi comportano due termini che non cambiano segno. Potete evidenziare in giallo. Questa parte e questa parte non cambiano segno. Uno è quello che qua cambia segno. Quindi questo prodotto è del tipo A più B per A meno B. Ma la parte A non è un monomio, ma è un binomio, quindi dovrò levare il quadrato tutto un quinto z alla seconda meno 1 quinto A. Andrà tutto il quadrato. Poi ho un'altra volta differenza per somma e il quadrato del binomio. Ok? Tutto chiaro? Quindi dalla prima parentesi ottengo un quinto z alla seconda meno un quinto a tutto al quadrato, la prima parte al quadrato, meno il quadrato di 1, più, qui posso svolgere direttamente, 1 alla seconda che è 1, meno z alla seconda, quindi meno 1 25esimo, poi il quadrato del binomio a meno z quadro, a alla seconda, meno 2 a z alla seconda più z alla quarta. Ditemi se vi trovate, se posso andare avanti. Ok? Serve che li leggo? Adesso si tratta di sviluppare questo quadrato,
e togliere la parentesi moltiplicando per un 25esimo e semplificare se ci sono i termini simili, ci saranno i termini limitanti. Ok? Quindi abbiamo un quinto z alla seconda meno un quinto a tutto al quadrato, quindi un 25esimo z alla quarta meno 2 volte un quinto z quadro per un meno un quinto a, fa 2 per un quinto per meno un quinto meno 2 25esimi. Z quadro per a o a z quadro. Ok? È chiaro perché il 2 25esimi meno 25. Poi per il quadrato il quinto a poi ho meno 1 poi più 1 meno z alla seconda, poi togliamo l'altra parentesi, questa meno un 25esimo alla seconda, se non ricordo male, poi ho meno per meno, so, più 2 25esimi a da 4 e infine più, anzi no, meno, perdon, meno un 25esimo z alla quarta. Ok, vediamo come si semplifica. Il primo e l'ultimo termine sicuramente si semplificano. Poi abbiamo meno 2 25esimi a z alla seconda più 2 25esimi più 1 e meno 1 e più 25esimo alla seconda meno 25esimo alla seconda e rimane meno z alla seconda se ho contato come dovevo. Tutto chiaro? Quindi attenzione ai prodotti notevoli nascosti, se così si può dire, quando applicate questo non è detto che A sia un monomio per forza, potrebbe contenere più di un termine, B anche. Due parentesi sono il prodotto notevole, ma non l'abbiamo visto, ce lo vedremo quando faremo la scomposizione. Per adesso teniamocelo così. Qui c'è solamente quello che abbiamo visto, il cubo del binomio. E allora facciamo i prodotti incrociati. X alla terza più x alla seconda y meno x alla seconda y meno x alla seconda più x alla seconda più y alla terza. Poi più
3x alla seconda y più 3xy alla seconda meno cubo del binomio x alla terza più 3x alla seconda y più 3xy alla seconda più y alla terza. Prego. Bene, qui possiamo già semplificare diverse cose. I primi due termini cancellano, anche, e rimane x alla terza più y alla terza. Poi togliamo le parentesi. Posso girare? Qui possiamo cancellare x alla terza e x alla quindi x alla terza più 3x alla seconda y meno 3x alla seconda y che va via, quindi il primo termine e anche l'y. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Beh, allora ne possiamo fare un altro. Per esempio, il quadrato del binomio, il quadrato del monomio e il quadrato del binomio. E poi dovremo decidere, dividere quello che esce da questa parentesi quadra diviso 2 terzi x. Una possibilità è elevare al quadrato la parentesi e sottrarre il quadrato di questo monomio. Però c'è un'altra strada. Posso utilizzare il fatto che questa è una differenza di quadrati e scriverla come la prima parentesi più la seconda per la prima parentesi meno la seconda. Se sommo le due, il 9 quarti y meno 2 quarti y va via e quindi mi ritrovo con meno termini. Le due strade sono equivalenti, però proviamo la seconda. Scriviamo questa come la prima parentesi più la seconda, quindi 2 terzi x più 9 quarti y, questo diventa più, questo mantiene il suo segno, meno 9 quarti y per la prima parentesi, 2 terzi x più 9 quarti y,
meno la seconda diventa di nuovo più 9 y diviso 2 terzi x meno 1 terzo x più 1 al quadrato più 1. Ok? Adesso questi due si semplificano e rimane, la prima parentesi rimane solo 2 terzi x e dalla seconda 2 terzi x più 9 mezzi y, per 9 quarti più 9 quarti fa 9 mezzi. Tutto chiaro? Quindi abbiamo 2 terzi x per 2 terzi x più 9 mezzi y diviso 2 terzi x meno 1 terzo x più 1 alla seconda ancora più 1. Attenzione, 2 terzi x diviso 2 terzi x quanto fa? 1. Quindi è inutile che faccia questo prodotto, mi conviene fare prima la divisione, così faccio meno calcoli. Quindi rimane 2 terzi x più 9 mezzi y. Ma quindi si possono togliere le parentesi? Certo. A quello che contribuisce nella quadra devi dividerlo per 2 terzi x. Però puoi dividere il primo oppure il secondo, quando di 2 terzi x ce n'è uno solo. Sarebbe come dire 3 per 4 diviso 3 fa 4. Questo diviso questo fa 1, rimane 4. Posso prima fare la divisione, il prodotto e poi la divisione, però faccio più calcoli. Posso semplificare questo e questo. Detto questo, ripeto, rimane questa parentesi, sviluppiamo il quadrato, meno 9 x alla seconda più 2 terzi x più 1. Tolgo la parentesi e qui meglio farlo in giallo, semplifico l'1 e il meno 1 che fanno 0, 2 terzi x meno 2 terzi x fanno 0 e mi rimane 9 mezzi y meno un nono x alla seconda. Possiamo scrivere qua. Domande? Okay. Quindi qui abbiamo fatto questa semplificazione, diciamo esplicitamente. Si può anche prima fare il prodotto e poi la divisione, però fate più calcoli fate più rischiate di sbagliare. Proviamo anche questo. X alla seconda meno 2x tutto al quadrato meno parentesi un mezzo x meno 1, chiuso la parentesi per nuovo parentesi un mezzo x più 1 per altra parentesi un quarto x alla seconda più 1.
e infine meno x alla seconda per 3 sedicesimi x alla seconda meno 2 y. Per adesso ce lo teniamo così, un mezzo x alla seconda meno 2x alla seconda. Qui ho somma per differenza, quindi un quarto x alla seconda meno 1 e poi ho un quarto x alla seconda più 1 meno. Ci siete? Adesso qui ho somma per differenza di nuovo, mi ritrovo con un mezzo x alla seconda meno 2y al quadrato meno un quarto, no, un sedicesimo x alla seconda meno 1. Sviluppando questo quadrato e togliendo le parentesi a questo, quindi viene scusate, x alla quarta, quindi lo porto si dice alla quarta. Allora, un quarto x alla quarta meno 2 x alla seconda y più 4 x alla seconda meno 1 sedicesimo x alla quarta più 1 meno 3 sedicesimi x alla quarta più 2 x alla seconda y. Si semplifica questo quest'altro termine, meno 2 x alla seconda y più 2 x alla seconda y vanno via. Poi ho un quarto x alla quarta meno sedicesimo x alla quarta meno 3 sedicesimi x alla quarta. Allora, meno sedicesimo meno 3 sedicesimi quanto fa? Meno 4 sedicesimi. Quanto sono 4 sedicesimi? Un quarto, più meno un quarto, quindi più un quarto, zero. Poi ho 4x alla seconda e 1, quindi mi avanza 4x alla seconda avanti. Senza che non lo vedo più. Ecco.
un mezzo alla seconda, meno 1 meno b, chiusa, per tomba, un mezzo alla seconda più 1 meno b, più tomba, un mezzo alla seconda meno b, per tomba, b meno un mezzo alla seconda. Questo è un 2, fatemelo scrivere meglio. Ok? Qui quanti e quali prodotti notevoli ci sono? Qui abbiamo una. Sono per differenza. Sottolineiamo in giallo ciò che fa parte del primo termine, cioè quello che non cambia segno. Questo fanno un tutt'uno. Ok? Poi sotto attenzione. È un quadrato, perché in realtà questo termine e questo sono, cioè come dire, moltiplicare 3 per meno 3 è meno il quadrato di 3, basta mettere un meno davanti. Comunque per adesso occupiamoci di questo. Qui viene quindi un mezzo alla seconda meno b tutto al quadrato meno 1 al quadrato che fa 1. Poi qui, così com'è, non è evidente che sono uguali, posso cambiare segno all'uno oppure all'altro. Sarebbe come dire, se ho 3 per meno 3, questo meno posso metterlo davanti, scrivere meno 3 per 3. Ok? Perché questi due termini, differenti, sono l'uno l'opposto dell'altra. Quindi lo posso scrivere come più, lasciamo fermo la prima, per esempio, un mezzo alla seconda meno b, per meno un mezzo alla seconda meno b. Questa parentesi tonda è identica a questa. Questa parentesi per questa meno questo al quadrato. Sì o no? Bene. Facciamo uguale da qualche parte. Conteniamo il quadrato della prima. Un quarto a alla quarta meno a alla seconda b, se non ricordo male, e più b alla seconda meno 1, poi meno un mezzo alla seconda meno b al quadrato. Volendo potremmo fare anche così, forse era più astuto. Torniamo indietro, anziché sviluppare il quadrato è più conveniente scriverlo in questo modo. Tolgo solo le parentesi quadre perché non mi servono. Rimane meno 1 e un mezzo a la seconda meno b alla seconda. Questo termine e questo termine sono opposti, quindi posso cancellarli e mi rimane meno 1. Senza bisogno di fare il quadrato. E se mi fosse
se qui potevo scrivere anche nell'altro modo, se fosse stato un mezzo alla seconda meno b alla seconda meno b alla seconda meno un mezzo alla seconda cioè poteva essere potevo ritrovarmi anche così, era sufficiente che qui anziché cambiare segno alla seconda parentesi cambiavo segno alla prima. Che cosa avrei fatto? È chiaro il problema? E se avessi cambiato segno alla prima parentesi mi sarei trovato con meno parentesi b meno un mezzo alla seconda per b meno un mezzo alla seconda, quindi avrei ottenuto meno b meno un mezzo alla seconda cambiava qualcosa? Sì, no, non so. Perché sì, perché no, e non so, non sa dire perché. Non cambiava niente, perché questo è comunque un quadrato. Quindi il segno di ciò che c'è sotto la parentesi alla fine è irrilevante, posto però che i segni siano identici o opposti a questa parentesi, il risultato è lo stesso. Detto in altri termini, se quanto fa questo? Qui ci sia 3 o meno 3 sul quadrato è 9, questo è 9, 0. Qui idem, le due parentesi sono cancellabili e la base, la potenza è pari e la base è l'una l'opposta dell'altra, il risultato è identico. Ok? Questo vale solo perché l'esponente è pari. Se l'esponente fosse dispari questo sarebbe falso. Qui ho tanti prodotti notevoli, qui ce ne sono almeno due, forse tre, quindi ho uno e poi un altro, se sviluppo il cubo di A più B quanti termini trovo? Quattro termini, per due termini totale 2 per 4, 8 termini. C'è una strada che mi comporta meno calcoli? Se A più B alla terza lo scrivo come A più B alla seconda per A più B, poi ho un A più B per una meno B che fa la seconda meno B alla seconda. Due termini. Il quadrato sono 3, 2 per 3, 6. Mi risparmio due termini. Magari vale la pena. Quindi questo lo scrivo come A più B alla seconda per A più B.
intanto posso sviluppare questo prodotto. E qui faccio il prodotto 2A alla terza B più 2A B alla seconda. Questo per questo e alla seconda meno B alla seconda. A più B, seconda, seconda meno B, seconda, meno, qui ho A alla quarta meno B alla quarta, meno 2A alla terza B, più 2A, B alla seconda. Ci facciamo il primo prodotto. Quindi mi viene A alla seconda più 2AB più B alla seconda per A seconda meno B alla seconda. Tolgo la parentesi, meno A alla quarta più B alla quarta meno 2A alla terza B più 2AB alla seconda. Facciamo anche il primo prodotto. A alla terza più 2A alla terza B più A alla seconda B alla seconda meno A alla seconda B alla seconda più 2AB alla terza. Poi il resto meno A alla quarta più quarta meno 2A alla terza B più 2AB alla seconda. Possiamo semplificare qualcosa. 2 alla terza B meno 2 alla terza B, poi A alla seconda B alla seconda meno A alla seconda B alla seconda e mi pare nient'altro. No, A alla terza meno A, no, era, questo è A alla quarta, chiedo scusa. Vediamo se riesco a cancellare. Allora, abbiamo questo, alla terza rimane. Ah, giusto, è una alla quarta, una seconda per la seconda. Ok, grazie mille. Questa è una alla quarta, ah, fatemi scrivere meglio. Questa è una alla quarta. Quindi lo posso semplificare con questo. Questo era un alla terza. Io alla quarta anche questo era un taglio. Di la seconda, di la seconda, di alla quarta. Io la via con questo. Oh, adesso è molto meglio. Perché rimane solo 2AB alla terza più 2AB alla seconda. Fatemi controllare. Adesso deve funzionare. Prima.
se non vi, vi potete farlo, se vi è diverso mi dite. Ok? Qualcuno vuole provare a fare l'esercizio? Gli unici che ci restano?